L'intervista è partita, ce l'abbiamo fatta. Sì, okay. Ragazzi, ciao. Allora qui da Bello e Cattivo Tempo, Teatro dei Servi, Operazione Balena. Balena. Allora, in teoria la storia è abbastanza, insomma, non è divertente, no? No, se vero, parla di... non è il nostro autore. Abbiamo l'autore. Dov'è l'autore? Che ci guarda dall'alto. Che ci protegge. Nel delirio. Che cosa ci aspetta in questa Operazione Balena? È la scoperta di una cicatrice nel cuore di Roma, però questa scoperta viene fatta attraverso il gioco del teatro, per cui si ride molto e si scopre che la memoria ci aiuta a capire chi siamo e a funzionare meglio. Perché okay. Si ride molto? Ma perché siamo uno peggio dell'altro, cioè è proprio un disastro. Quindi chi vuole iniziare? Avete tipo 15 minuti per uno da parlare? Intervista minuti. Quindi chi inizia? È iscritto a parlare? Allora, io sono Loredana Medimonte, salve a tutti, interpreto Adele, che praticamente è questa attrice un po', diciamo così, depressa, che lavora poco, quindi ha pensato di elaborare un po' i lutti facendo questo spettacolo con questi ragazzi, diciamo, insomma, che hanno qualche problema, esatto, di disagio, no. Ma poi alla fine un problema che non puoi praticamente, praticamente noi siamo, esatto, sei ragazzi che hanno ognuno un problema o di sociopatia, un problema mentale, di ritardo, di autismo. Quindi siamo comunque dei ragazzi che devono partecipare a questo teatro terapia proprio per essere reinseriti nella società. E l'idea di Adele è farli confrontare con il rastrellamento del Quadraro, quindi siamo nel presente, però c'è questo confronto continuo con il passato. Quindi questo diciamo... spettacolo lei decide di farlo perché c'è un motivo che ovviamente non diciamo. Ovvio. Perché siete psicanalisi, giusto? Psicanalisi, sì. Siamo dello psicologo, sappiatelo, Vediamo, vai. E poi altro... i ritardi dei ragazzi passeranno oppure no? No. Questo è senza non spoiler, c'è no, non c'è speranza. Però. Si impegneranno. I ritardi dei ragazzi? Perché qualcuno ritardi è proprio... I problemi, chiamiamoli problemi. Ah, i ritardi mentali. Io pensavo ritardi appuntamenti, ragazzi. Quelli no. Cioè, io sto ancora ad aspettare la ragazza mia che esce da casa da un anno, quindi... Dannata. Vabbè. Allora, possiamo parlare... Noi siamo una compagnia teatrale, magari. Certo. Diciamo due cose su fatto che noi siamo la compagnia 19-20. Compiamo, ecco, quasi il terzo anno, a febbraio sono 3 anni, questo è il nostro primo teatro, la prima volta in cartellone. Abbonamento, terza produzione. Siamo emozionatissimi. Infatti ringraziamo il Teatro dei Satiri, dei Servi, fa pare più Spirito Santo perché i Satiri ci stanno più, buona prima, Teatro dei Servi, scusate. Molto emozionati, contentissimi di essere qui, contentissimi soprattutto di essere qui con questo testo, perché ci divertiamo tantissimo, in teoria anche il pubblico diverte e si emoziona tantissimo, quindi venite a vederci perché perfetto. Merita. E l'ultimo che non ha parlato, chi è che non ha parlato? Becchiamo Daniele Derogati. Io sono un intruso. Dacci l'appuntamento. Lui è un abitué del Teatro dei Servi. Dacci l'appuntamento. Che giorni? Aspetta che la luce va sulla boccia. Esatto, è tutta di qua. Che dire, devo dare l'appuntamento. Saremo questa sera e saremo in scena qui fino al 14 di ottobre. Il sabato è pomeridiana e serale, la domenica è pomeridiana alle ore 17:30. Sembra quasi che ha studiato. Dal martedì alla domenica invece alle 21. Esatto. Bravissimo. Per qualsiasi cosa, naturalmente, seguite sui social la compagnia 1920. Esatto. E poi, se volete, seguiteci pure a casa la notte. Esatto. Ci fanno cenni della regia che sta il solito secchione. Ilaria, vieni qua. Anche tu a salutare. Ilaria, vieni. Ci sei. C'è una mano. Ragazzi, vi aspettiamo a teatro. Allora, mi raccomando. Operazione Balena. Balena.